7 agosto, ma del 1981. Siete pronti a immergervi negli anni 80? Fatelo, indossate il costume da bagno come faceva la ragazza playlist di quella settimana, Donatella Rettore, la regina del Festival Bar. Sui giornali, beh, quel giorno, attenzione agli incendi, il più grande disastro degli ultimi 10 anni, scrivevano i giornali, gli incendi sull'Argentario, litorale tirrenico, dall'Argentario al Cilento, in particolar modo a Porto Santo Stefano. In classifica, posizione numero 3, lui, tutte le ragazze erano innamorate di lui, e questo brano estivo gli spiace. Chiamerà poi la strada per il successo nel 1982 a Sanremo con Storie di tutti i giorni. Di chi parliamo? Di Riccardo Fogli, che era alla terza posizione con Malinconia. Andava proprio bene alla fine dell'agosto, perché si diceva c'è la malinconia dell'estate che sta finendo, ma non entriamo in questo mood. Invece sui giornali, la guerra dell'uva, l'uva costava troppo, e allora guardate a Barletta cosa organizzano quel giorno. Paralizzano le strade con i trattori e scaricano quintali e quintali di uva per la strada, per protesta, in segno di protesta, proprio perché il prezzo era poco remunerativo. Secondo posto, una regina dell'estate dopo le Montagne Verdi, ma prima della svolta sexy con Nell'aria, che arriverà nel 1983, Marcella Bella si presenta in una versione sexy gitana, e la canzone meravigliosa si chiama Canto Straniero. Numero 2. Con o senza te, so che io ricomincerò. Proprio adesso che credo nell'intensità, ascolta il mio canto straniero. Non ti lascerò, ma solo il mio canto straniero. Siamo grandi, soffrire ci fa stare a terra e volare nell'intensità. Diventa il mio canto straniero. Non c'è umanità nel cuore di un canto gitano. Ogni volta che mettiamo Marcella Bella io rimango colpito da questi capelli e dico: ma quanta lacca usavano negli anni 80. Sui giornali, guardate a Roma che cosa c'era in quell'estate 81. Una cosa bellissima, peccato che non la rifacciano più, e chi ha partecipato davvero fortunato. Una Roma tutta da ridere. Organizzano un tour di comici romani su un autobus, e fra questi c'erano Maurizio Micheli, il mitico Daniele Formica e il grande Carlo Verdone. Era davvero una cosa molto interessante. Numero 1, ballavamo tutti, andavamo in discoteca e ci ballavamo questa. Un gruppo synth pop britannico, erano gli OMD, la canzone aveva il titolo del mitico bombardiere Enola Gay che sganciò la bomba atomica su Hiroshima, ma la canzone era un appello pacifista, tutto quanto da ballare. Vedo che già vi state scatenando, questa era la numero 1, Enola Gay. Stiamo ballando, Alessandro Greco balla, beh, ma questo è impossibile non ballarla. A proposito